Radio Più presenta Voci di donne bibliche. Lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria. A cura di Laura Paladino. Eva, l'avventura della maternità. Adamo chiamò la sua donna Eva, perché essa fu la madre di tutti i viventi. Immediatamente dopo il peccato, secondo Genesi 3:20, Adamo impone alla donna Isha un altro nome, Eva, direttamente connesso con la radice della vita. Imporre un nome significa nella Bibbia esercitare un'autorità. A imporre il nome nella Bibbia è Dio stesso. E dare un nome alle creature inanimate è espressione in Genesi 1 della sua autorità. Il nome è importante nella sensibilità biblica. Non è un caso che tutte le persone che incontrano Dio cambiano nome. Questo accade per esempio ad Abramo, ma anche a Sara, a Giacobbe, a Simone che diventa Pietro. A dare il nome, esercitando l'autorità di Dio, sono poi nella Bibbia i padri nei confronti dei figli. In Genesi, per manifestare chiaramente all'Adam, prima della formazione della donna, Isha, che egli ha un ruolo di dominio sul creato, Dio gli fa nominare tutte le creature animate. Gli fa, cioè, esercitare quell'autorità che Dio stesso gli ha concesso sul creato nella benedizione di Genesi 1. E Dio promette che chiamerà le creature come l'uomo ha deciso di chiamarle. Quando la donna è formata, l'uomo ne pronuncia il nome della complementarietà e della reciprocità, Isha, il nome della profezia rivelatrice, nome che gli è ispirato dalla contemplazione della bellezza, della perfezione e del dono. Ma ora, dopo il peccato, la coppia uomo-donna vede offuscate queste caratteristiche. Adesso si instaura il dominio dell'uno sull'altra e Adam dà alla sua Isha il nome di Eva. Esercita cioè su di lei un dominio che è frutto del peccato, come è stato detto da Dio direttamente dopo il peccato. Egli ti dominerà. Questo dominio, insieme ai dolori del parto, è il frutto del peccato compiuto e della rottura dell'unità, di cui la sessualità e la maternità portano il segno e finiscono per essere uno strumento dell'uomo per sottomettere la donna alla stregua di tutte le altre creature della terra. È in totale oblio del fatto che ella è stata formata in modo diverso da tutti gli altri esseri viventi. È stata tratta dalla costola dell'uomo come aiuto a lui corrispondente, capace di rivelargli se stesso. Eva è la donna che va incontro all'avventura della maternità, segnata in lei dal peccato originale. La maternità è toccata in lei dal peccato e tutta la storia terrena degli uomini conosce strumenti per dominio reciproco. Non solo Adam sfrutterà Eva per averne una discendenza, anche Eva, dal canto suo, si inorgoglirà della sua capacità generativa, la renderà un vanto e penserà di poter con essa fare a meno del maschile. In Genesi 4, al momento della nascita di Caino, Eva dirà: «Io ho acquistato un uomo dal Signore». La donna si abbandona all'orgoglio di aver partorito un uomo ed esclude in questo momento l'apporto del maschio. Riconosce la presenza di Dio, ma esclude l'apporto di Adam. C'è qui l'orgoglio della vita, da cui mette in guardia Giovanni nella prima lettera. E in questa dinamica non c'è più il progetto di sponsalità originaria. C'è dunque un rischio autentico aperto dal peccato di usare la vita e la generatività, che nella mente di Dio sono segno di unità e di benedizione, come strumento di dominio dell'uomo sulla donna e viceversa.